in questo numero di Salute Magazine. Realizzato un modello di sviluppo tumorale in vitro. L'alfa mannosidosi colpisce un neonato ogni 500.000. Quando lo stress ti rode i denti, avvia una campagna sul bruxismo. Un team di ricercatori dell'Istituto di Nanotecnologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Lecce, in collaborazione con i colleghi dell'Università di Maastricht, ha condotto una ricerca che ha portato allo sviluppo di un gel in grado di cambiare il suo stato fisico grazie all'aumento della temperatura dell'ambiente in cui si trova e che consente di studiare la crescita e lo sviluppo di tessuti tumorali in vitro. Le possibili applicazioni sono nel campo della sperimentazione dei farmaci e della medicina personalizzata. Il commento di Francesca Gervaso, ricercatrice del CNR Nanotech e autrice dello studio. In questo studio ci siamo occupati appunto di sviluppare un sistema tridimensionale in cui le cellule potenzialmente di un paziente possono formare tessuti cancerosi in 3D in laboratorio, in modo che su questi avatar tumorali sia poi possibile in laboratorio effettuare dei test, per esempio di drug screening o addirittura individuazione di nuovi farmaci. Questo perché ovviamente non è possibile testare tutti i possibili chemioterapici direttamente su un paziente, quindi da questo nasce questa forte esigenza di avere un tessuto tridimensionale che sia però molto simile a quello effettivamente presente nel nostro corpo quando si sviluppa un tumore. Avere un piccolo avatar di tumore in vitro quindi consente di poter testare e individuare il miglior farmaco per lo specifico paziente. Il sistema in vitro è tridimensionale e pertanto necessitiamo di strutture tridimensionali che consentano a questo tumore in laboratorio di poter essere ricreato. L'hydrogel è un sistema tridimensionale molto simile a quello della matrice extracellulare in cui i nostri tessuti, le nostre cellule sono normalmente inserite. Avere un sistema che è anche termoresponsivo, quindi in grado di gelificare la temperatura fisiologica, ci consente ulteriori applicazioni, come per esempio quello di poterli considerare all'interno di incubatori o di strutture, che appunto hanno necessità di stare a 37 gradi, cioè la temperatura fisiologica. Diagnosi precoce e ricorso tempestivo al trattamento per stabilizzare la patologia. È il fattore tempo a essere fondamentale per le persone con alfa-mannosidosi, una malattia metabolica ultra rara a trasmissione autosomica recessiva che colpisce circa un neonato ogni 500.000. Necessità evidenziate anche nel corso di un incontro organizzato da Osservatorio Malattie Rare che illustra Serena Gasperini, Malattie Metaboliche Rare, azienda ospedaliera San Gerardo Monza. E abbiamo parlato di alfa-mannosidosi, che è una malattia estremamente rara, una malattia lisosomiale, ma pensiamo anche molto sottostimata. Dobbiamo pensarci, è importante farlo, e per quale motivo? Perché in questo momento è disponibile una terapia enzimatica sostitutiva, cioè il razionale manca un enzima, perché in questa malattia sono bambini adulti a cui manca un enzima lisosomiale e glielo fornisco dall'esterno tramite un'iniezione endovenosa. È importantissimo fare una diagnosi, una terapia precoce per molti motivi. Tra cui evitare iter diagnostici molto lunghi per questi pazienti, bambini o anche adulti che girano vari specialisti. I bambini spesso hanno un ritardo psicomotorio, si ammalano frequentemente perché hanno anche un difetto immunitario, hanno tonsilli adenoidi molto grandi, hanno ernie voluminose, problemi articolari e alla deambulazione, ma soprattutto problemi di sordità, di ipoacusia e di ritardo del linguaggio. Poi nella forma adulta si manifestano anche alterazioni ossee multiple e una tassia, altre alterazioni neurologiche, tra cui alterazioni psichiatriche. È importantissimo e sarà importante per il futuro
lo screening neonatale esteso, già esistente in Italia dal 2016 per molte malattie metaboliche, che si sta probabilmente aprendo anche al mondo delle malattie lisosomiali, e quindi in un futuro lo scenario potrà cambiare con termini di diagnosi precoce. In questo momento dobbiamo ancora pensare a queste malattie. Rare, sono rare sicuramente, ma sono da ricercare, da pensarci, e quindi i medici devono pensare che esistono queste malattie. Per bruxismo si intende il digrignamento notturno dei denti e una serie di altre attività a carico dei muscoli masticatori, come serrare i denti o irrigidire la mandibola, anche in assenza di contatto dentale. Mal di testa al risveglio a fine giornata, dolore o difficoltà ad aprire la bocca o a masticare, tensioni al viso e talvolta al collo, usure e fratture dentali, difficoltà a dormire, sono solo alcuni dei sintomi. Per il mese di novembre, dedicato alla sensibilizzazione sul bruxismo, alcuni fra i più importanti esperti al mondo sul tema, sotto l'egida dell'Associazione Stampa Medica Italiana, lanciano la campagna nazionale Quando lo stress ti rode i denti. L'iniziativa nasce dalla volontà di Sergio Angeletti, vicepresidente ASMI e direttore del canale web ilbruxismo.it, di fare chiarezza, con l'aiuto di voci autorevoli, su un fenomeno estremamente sottostimato che, se intercettato precocemente, può essere facilmente controllato. Sebbene si tratti di una condizione sempre più frequente e diffusa, il disturbo è caratterizzato da una serie di zone d'ombra. Per i pazienti che ne soffrono, insieme al russamento, per esempio, c'è un maggiore rischio di apnee notturne e di possibili ripercussioni sulla salute. L'informazione, se ben veicolata, dice Sergio Angeletti, può fornire un supporto efficace al fenomeno del bruxismo, legato a problemi di ansia che la pandemia ha peggiorato.